sono un appassionato della TAV perché credo che abbia riunito l'Italia, quindi io ho fatto un Roma-Milano ieri in 2 ore e 50 minuti, ho fatto un Milano-Torino questa mattina di 50 minuti. Non si capisce come si possa pensare di isolare l'Italia e di bloccare la TAV che attraverso la Torino-Lione ti collega poi a Parigi, a Londra, a tutta l'Europa. È una follia, ma siamo abituati alle follie dei grillini. Quindi ho sentito il dovere morale di abbandonare le cose che avevo da fare, di venire qui per dare il mio modesto contributo a quella che è la nostra posizione politica. Purtroppo questo governo è fatto da due minoranze che provengono da poli opposti, che si sono messi assieme e hanno fatto maggioranza. Noi, quando la Lega sull'immigrazione e su altre cose attua il programma di centrodestra, diciamo di sì. L'economia purtroppo sembra finita nelle mani dei grillini, che hanno idee totalmente diverse dalle nostre, e diciamo di no. Quindi se dicono di no i grillini, diciamo di sì noi. Lasciamo il buon senso. Ho letto questa mattina che la maggioranza degli italiani fortunatamente la pensa come noi e non come i signori dei 5 Stelle. Una settimana fa Torino era in piazza con 30.000-40.000 persone, c'era proprio bisogno di ritornare in piazza stamattina per ripetere il segretario? Non lo so, io non sono il coordinatore regionale del Piemonte, non lo so se ce ne fosse bisogno o meno, non sta a me cosa. Io voglio dire, settimana scorsa sarei venuto con la settimana scorsa, perché io sono venuto qui al di là delle piazze, non delle piazze, per entrare nel merito della vicenda, cioè sì la TAV. Che ci siano 30.000 persone, 300 persone o 3 persone, voglio dire, è questo. I fatti organizzativi non me ne occupo io. Senatore, senta, il governo, TAV, no TAV, insomma, stanno un po' litigando anche su questo. Chi la spunterà, secondo me? Ma il governo, sa, no, al di là del litigare o meno, io non faccio parte del governo. La verità è che il governo ha due anime che provengono da poli opposte. C'è un programma, c'è un primo programma di governo che la Lega aveva firmato con noi, Fratelli d'Italia, che prevede tutte le opere, tutte le infrastrutture che servono a questo paese. Poi si è formato questo governo, ripeto, fra due minoranze che messe assieme fanno maggioranza, e quindi devono convivere arrivando da poli opposti. Forse è la prima volta che normalmente si fanno governi di coalizione in tutto il mondo, ma normalmente le coalizioni sono fatte da partiti omogenei o quantomeno vicini fra di loro. Qui invece ci sono due partiti che arrivano da poli opposti. È un esperimento nuovo e vediamo cosa succede. Lei sa che qua tra qualche mese ci sono le elezioni. Lei pensa che questa onda SITAV possa in qualche modo, con la petizione di Giachino, dare una mano anche a riconquistare da parte del centrodestra la regione? Ma qui, al di là dei vantaggi o svantaggi elettorali, io dico che io faccio l'imprenditore, in questo momento sto occupando di politica da qualche mese, ma ho sempre fatto l'industriale Brianzole, io credo che al di là di SITAV o no TAV a chi porti voti, io credo che la TAV serva come struttura, è un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese. Poi è irrilevante, cioè non credo, ci sono giochini elettorali, prendo più voti se dico SITAV o no TAV. La mia opinione è che la TAV vada fatta, sia che ci porti voti, sia che ci porti via voti. La protesta dei valligiani in Val di Susa, che va avanti da quasi 20 anni, dove facciamo? La buttiamo a mare? No, io dico solo una cosa, al di là dei valligiani, questa è una infrastruttura che serve al paese, punto. Questa è la mia opinione, no? Non pretendo di convincere nessuno, ma voglio dire, non collegare Torino con Lione e da lì con tutto il resto dell'Europa ci isola ancora di più dall'Europa, tutto qua, questa è la mia opinione. Grazie.